A breve un Family Act collegato al bilancio. L'annuncio che la legge a favore della famiglia presto vedrà la luce è arrivato direttamente dal ministro Elena Bonetti, che ha sottolineato come il provvedimento conterrà un sostegno di carattere economico per le famiglie, insieme a percorsi educativi e progetti parentali. Ecco, nello specifico, cosa potrebbe contenere il pacchetto famiglia. Un assegno universale mensile per i nuovi nati da 80 a 160 euro esentasse, valido anche per chi ha partita IVA o è autonomo. Il congedo per i papà è esteso a 7 giorni, un bonus per gli asili nido da 1.500 a 3.000 euro per chi ha redditi bassi, insieme a nuove risorse per costruire asili nido. Tra le novità, infine, è previsto lo stanziamento di risorse per progetti educativi nelle aree degradate. Abbiamo investito risorse già da quest'anno, 30 milioni di euro con il bando Educhiamo, che uscirà a breve, che promuove progetti innovativi educativi nei comuni, nei piccoli comuni, nelle aree degradate, trovando un'alleanza con il terzo settore e le associazioni. Dichiarazioni del ministro rese questa mattina durante un incontro sulle politiche dell'infanzia. Tra le iniziative anche la proposta delle ACLI di un sindacato per i bambini. Il sindacato dei bambini è l'idea di dare voce a chi non ha voce. Noi oggi dobbiamo investire sull'infanzia proprio perché l'infanzia è uno dei motori che consente di investire per un futuro meno povero.